benvenute e benvenuti o bentornate e bentornati sul mio canale. Io sono Martina e il video di oggi è un reading vlog su Giù nella valle di Paolo Cognetti, su Giù bellissimo. Comunque, scusate intanto il sottofondo di Kobe che sta finendo di mangiare. Intanto, come vi dicevo, questi saranno dei reading vlog, proprio dei vlog, non dei video impostati, quindi ovviamente ci saranno anche scene e rumori di vita quotidiana. Infatti anche il microonde mi ha suonato. Ottimo inizio, ottimo inizio. Come vi dicevo, in questi giorni, come avete visto dalla TBR che vi ho mostrato nello scorso video, ho iniziato e quasi già finito Giù nella valle di Paolo Cognetti. Paolo Cognetti è un autore che mi piace tantissimo. Io mi sono innamorata della sua scrittura con Le otto montagne, che avevo ascoltato in audiolibro, poi mi sono fatta anche regalare il cartaceo perché mi era piaciuto veramente tantissimo, e ho proseguito leggendo tutti i suoi libri che sono usciti. Quelli che mi sono piaciuti più di tutti sono Le otto montagne e Il ragazzo selvatico, quello proprio in assoluto è il mio preferito. Però sto leggendo anche i libri che stanno uscendo ultimamente. L'anno scorso era uscito La felicità del lupo, che mi era piaciuto molto. Questi sono romanzi proprio, mentre Le otto montagne è sempre un romanzo ma più autobiografico. Il ragazzo di montagna, se non ricordo male, è proprio un diario. Comunque, insomma, sono più autobiografici quei libri, mentre i romanzi Giù nella valle, La felicità del lupo sono più romanzati, appunto, che mi piacciono tantissimo, soprattutto perché Cognetti ovviamente ambienta le sue storie in montagna. Dico ovviamente perché comunque lui è di Milano, ma si è trasferito in montagna, nella montagna dove passava l'infanzia da bambino, e da lì è diventato una sorta di montanaro e scrive libri ambientati tutti in montagna. Questo nello specifico è ambientato in Valsesia, se non sbaglio, spero anche di non pronunciarla male, credo di sì, Valsesia, aspetta, sì, Valsesia, più o meno, insomma, in quelle zone che io purtroppo non conosco ma che vorrei tanto conoscere. E parla di due fratelli. In realtà all'inizio parla di cani e ho avuto un attimo un colpo al cuore, perché io sono molto sensibile cioè per quanto riguarda le storie di animali, soprattutto nei libri, e mi dà molto fastidio quando soffrono. Infatti all'inizio sono stata un po' male in questo libro, però adesso Cognetti è passato a parlare dei fratelli Luigi e Alfredo, che appunto vengono rappresentati da un larice e un abete, che sono degli alberi di montagna molto diffusi e che sono stati piantati dal padre quando loro sono nati di fronte alla baita in cui vivevano. Quindi appunto c'è questa rappresentazione di questi due fratelli come due alberi, appunto un larice e un abete. Quindi seguiamo sia la storia, come vi dicevo, di questi cani che appunto si trovano subito all'inizio, quindi non è un grande spoiler, sia la storia dei fratelli. Io sono arrivata a più di metà, perché mi sembra di essere a pagina 60 più o meno, e sono 120 pagine, quindi sono circa a metà. E mi sta piacendo tantissimo, come vi accennavo già, però adesso appunto mentre pranzo proseguo un po' nella lettura e vi farò direttamente a questo punto l'aggiornamento finale. Questo vlog di lettura non sarà molto lungo perché comunque si tratta di un romanzo molto breve e che non ha delle gran citazioni o delle gran spiegazioni da fare, quindi vi dirò semplicemente se alla fine poi mi è piaciuto, cosa mi è piaciuto di più e cosa mi è piaciuto eventualmente di meno. Nello specifico con questo libro, ma è una cosa che vi volevo chiedere perché l'ho già trovata in due libri e mi fa un po' strano. Ho trovato la grafia di Più, adesso vediamo se lo ritrovo, eccolo qua, non li puoi più distinguere né separare, con l'accento acuto, mentre io Più l'ho sempre scritto e letto con l'accento grave.
però non è il primo libro in cui mi capita di leggerlo con l'accento acuto, che voi sappiate è una nuova regola, perché io sinceramente non ne so niente. Casomai, se sapete qualcosa, fatemelo sapere qua nei commenti. Ecco, ho trovato ho risolto il mistero, mi sento molto Sherlock, no scherzo, perché l'ho trovato scritto su Treccani, che è proprio l'Einaudi che nelle sue opere a stampa, come c'è scritto, usa l'accento acuto per tutte le vocali considerate chiuse e l'accento grave per tutte le vocali aperte. Boh, è una cosa, cioè, secondo me è un po' strana, non capisco il motivo, però comunque Einaudi fa così. E infatti questo libro è edito Einaudi. Qua a concludere questo primo vero e proprio reading vlog, perché come avete visto nel canale per adesso non ci sono stati dei veri e propri reading vlog, questo è il primo, quindi spero comunque che vi piaccia, vi sia piaciuto. Lasciatemi intanto un like qui sotto se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se vi piace il mio modo di parlare dei libri, così almeno potrete avere altri video e altri reading vlog del genere. Comunque, appunto, vi stavo dicendo, vado a concludere questo primo vero e proprio reading vlog con la mia conclusione su questo libro, quindi Giù nella valle di Paolo Cognetti. Vi ho già detto abbastanza nella parte introduttiva, nella prima parte in cui vi ho parlato, quindi mi resta poco da aggiungere, se non che la mia idea è rimasta la stessa, perché il libro ha continuato a piacermi ugualmente, se possibile nell'ultima parte mi è piaciuto di più. Mi sono anche commossa sul finale, mi è piaciuta proprio la storia. Secondo me Cognetti riesce in poche pagine, perché i suoi libri sono sempre molto brevi, sono dei racconti lunghi o dei romanzi brevi, in poche pagine riesce a cogliere proprio l'essenza sia delle persone di cui parla, perché sono dei personaggi che tu conosci, non sono dei personaggi che rimangono su carta e con cui tu non hai a che fare, ma sono dei personaggi con cui si ha a che fare, come se si fosse passato una giornata, un soggiorno, un weekend con queste persone e come se fossero persone che effettivamente si conoscono nella vita reale, non dei personaggi. Ecco, vedete che infatti mi viene da usare persone, non personaggi. Quindi questo è secondo me un punto di forza di Cognetti, perché quando si riescono a rendere tridimensionali i personaggi e il lettore riesce ad affezionarsi al personaggio o ai personaggi, secondo me è sempre un punto in più per lo scrittore. A me capita abbastanza spesso, non sempre, quando mi capita di solito il libro mi piace tantissimo, perché per me è un punto fondamentale per farmi piacere un libro, il fatto che io entri in empatia con i personaggi. Detto questo, ovviamente c'è l'altro aspetto di Cognetti, che è la rappresentazione, la descrizione della montagna, dei paesaggi di montagna. Io così appunto mi iniziate a conoscere un po' di più, vivo in... non neanche collina, direi in premontagna, perché comunque qui da noi non è che ci sono delle colline, io sto diciamo nel paese che poi se si prosegue si arriva in montagna, ecco, non mi uscivano le parole, quindi comunque l'ambientazione non la conosco benissimo, perché io sto sull'Appennino, quindi non è che sto sulle Alpi come appunto cioè che è l'ambientazione dei libri di Cognetti, quindi sono molto in piccolo, però in alcune cose mi ci rivedo, tipo anche da noi ci siamo noi montanari, se così ci vogliamo chiamare, e ci sono le persone che vengono dalla città, perché qui da noi d'estate si riempie di persone che vengono da Firenze in villeggiatura, noi la chiamiamo, non so se si chiami così anche nel resto d'Italia, e quindi io quando lui parla delle persone di Milano che vanno in montagna, dei cittadini che vanno in montagna, li conosco questo tipo di persona.
e ci sono anche qui da noi, appunto. Io sono la montanara perché comunque sono nata e cresciuta qui nel mio paese, che vi dicevo non è proprio in montagna, però siamo sulla strada per arrivare in montagna. Per esempio già mio marito Franci, d'ora in poi, quindi lo chiamerò sempre così, però magari specifico sempre di chi si tratta, perché insomma se uno arriva nei video più avanti a conoscere il mio canale più avanti, almeno sa chi è. Comunque mio marito già viene da più o meno 800 metri, che è già considerata montagna, quindi lui è nato e cresciuto in montagna. Comunque, appunto, l'altra cosa bella di Cognetti è la descrizione della montagna. Nonostante lui comunque non sia nato e cresciuto in montagna, sia nato e cresciuto in città, passando però le varie estati in montagna, secondo me ha una sensibilità nei confronti di queste di questi paesaggi e di questa ambientazione tipica di una persona che in realtà c'è cresciuta. Poi magari chi è veramente nato e cresciuto in questi posti lo nota che Cognetti non è nato e cresciuto lì. Io, che appunto, come vi dicevo, non sono montanara, ma fino a un certo punto, comunque poi di un altro catena montuosa italiana, non noto che lui non è un montanaro. Cioè, secondo me questi libri vengono scritti da una persona che la montagna la conosce molto molto bene. Quindi questa è la mia conclusione su questo libro. Ho dato assolutamente 5 stelle perché Cognetti a me piace sempre tantissimo. Come vi dicevo, non so se ci sarà un altro libro come Le Otto Montagne o come Il Ragazzo Selvatico, però comunque è sempre un livello molto alto per quanto mi riguarda. A questo punto direi che vi lascio al prossimo vlog di lettura, che vi posso già annunciare sarà dedicato alla giornata della memoria. Io a gennaio leggo sempre qualcosa sull'argomento Seconda Guerra Mondiale o Shoah. Quest'anno ho un attimo spaziato, ho letto qualcosa di un po' diverso dal solito. Di solito leggo proprio libri sulla Shoah, sui campi di concentramento, ma questo sarà argomento del prossimo video, quindi non ne parlo troppo in questo, perché sennò poi dopo non ho più niente da dire nel video di giovedì. Quindi giovedì, appunto, visto che siamo vicini alla giornata della memoria, vi parlerò del libro che ho letto quest'anno, in realtà ascoltato, sull'argomento. Però, appunto, questo sarà l'argomento del prossimo video. Quindi a questo punto io vi lascio, al prossimo giovedì, grazie per aver visto questo video e non mi resta che augurarvi buone letture. Ciao Book Lovers!